Le apparizioni della Madonna a San Damiano, piccolo villaggio di 200 anime a circa 20 km da Piacenza, hanno avuto inizio il 16 ottobre del 1964. Quel giorno una semplice contadina, Giovanna Quattrini, in seguito conosciuta come Mamma Rosa, affermò di aver assistito nel giardino di casa all'apparizione della Madonna. Come prova del miracolo, Mamma Rosa indica ai fedeli la fioritura fuori stagione di un piccolo pero. Da allora, la casa di Mamma Rosa diventa luogo di pellegrinaggio per fedeli provenienti da tutto il mondo, come potete osservare in queste immagini del 1970. In questo raduno vi sono delegazioni giunte dalla Cina Popolare e dall'Unione Sovietica. Nella maggior parte dei casi i pellegrini sapevano in precedenza quando avvenivano le apparizioni. Ogni venerdì alle ore 12, ora solare, in occasione delle feste mariane, la Vergine Santissima ripeteva puntualmente le apparizioni, parlando attraverso Mamma Rosa. Figlioli miei, sono qua in mezzo a voi col mio figlio Gesù, che è morto in croce per voi, per salvarvi, per amarvi e per darvi tutto il suo amore. Preparate il vostro cuore con vero pentimento. Preparate il vostro cuore puro, che in questi giorni sia giorni di grazie che Gesù vi darà, di perdono quelli che lo chiedono, di misericordia e di amore. Io sono la vostra mamma del cielo, che tanto vi amo. Io voglio che tutti i miei figli siano sotto il mio manto. Nel giugno del 1969, un gruppo di anarchici piacentini di tendenza maoista attenta al pero del miracolo. Ce ne parla uno dei protagonisti di quel clamoroso episodio, Nello Vegezzi, scrittore, poeta e scultore. Io allora militavo nel PCD, Linea Nera, partito comunista, marxista-leninista ed aggiungo stalinista d'Italia. Partito che si contrapponeva al PCD, Linea Rossa, che noi tacciavamo di trotskismo e di cui eravamo grandi nemici. Io, come mi soleva chiamare Corrado Sforza Fogliani, il liberale, ero il patron del maoismo piacentino. E quei pochi soldi che avevo quando fui cacciato di casa per aver pubblicato dal dissenso alla sede erotica, libro che fu tacciato di oscenità e poi fu prosciolto in istruttoria perché è riconosciuto libro d'arte, io, come dicevo, mi dedicavo alla contestazione. Il nostro covo era la Muntè di Rat. Era lì che nascevano le nostre contestazioni. Quella sera io decisi per il pero, cioè Libertà, il quotidiano di Piacenza, proprio quel giorno, quella mattina, parlava diffusamente di Mamma Rosa, cioè una vecchia di San Damiano che aveva avuto una visione della Madonna, che le aveva parlato,
altre balle del genere, che un pero era fiorito in pieno inverno e altre balle del genere. Insomma, bisognava contestare il pero e bisognava contestare Mamma Rosa. Uscimmo dal Monte di là, dopo lunghe libagioni, come era la nostra abitudine, io, Gianni, il disertore, che l'aveva fatta franca fino a quel momento, non so come, sulla Citroën rossa che io avevo regalato al partito anche il professore Ferenzi, e ci dirigemmo al Ciano, dove caricammo una grossa sega da boscaiolo che io avevo preparato e una scala, perché sapevo che Mamma Rosa aveva fatto recingere il pero con una rete. Arrivati a San Damiano, a motore spento, ci siamo avvicinati al muretto e loro, carichi di rabbia, balzarono dentro. Addosso l'altro più grande! Questo? Questo! Fate presto! Sì. Adesso cade! Attenzione al rumore che c'è il figlio della quattrini che sia dietro alle tarpiane, Va, occhio! Via, via! Presto, via! Appena arrivati a Piacenza, il disertore si precipitò al telefono, chiamò a libertà e disse che finalmente era stato segato il pero di Mamma Rosa. Purtroppo l'indomani su Libertà si lesse che il comando maoista aveva sbagliato e aveva segato il pruno e non il pero. A questo proposito c'è da dire che Gaetano Pantaleoni, il direttore responsabile di Attualità Piacentine, in un'intervista a Mamma Rosa venne a sapere e scrisse sulla sua rivista che l'albero che fioriva veramente non era il pero, ma bensì il pruno. Quindi noi, sbagliando, facemmo giusto.